Quindi hai un certo lavoro, sì. Questo lavoro non ti piace, sì. Non corrisponde a quello che la tua struttura, cioè quello che faresti per base ai tuoi talenti, no? Sì. Quindi qui c'è il lavoro, i tuoi talenti sono da un'altra parte, i tuoi talenti, aspirazioni, insomma, potremmo dire che questo non è il lavoro adatto alla tua anima. Sì, sì, sì. Ok. Cosa interessante è che tu cioè per poter lamentarsi bisogna fare una cosa, bisogna dire aspetta un attimo, dunque, qui c'è la sfiga che è la grande causa, poi questa sfiga per alcuni si chiama papà, per altri mamma, per altri Dio, per altri compagni, insomma. Vorrei aggiungere una cosa che per chi è interessato alla filosofia e al pensiero. Pensare vuol dire anche ragionare. Ma ragionare vuol dire trovare la ragione delle cose. Questo è proprio mattone del pensiero. Allora, se non ne trovi la ragione delle cose, trovi la sfiga. La sfiga, quando io dico sfiga, ho trovato la ragione delle cose. La domanda è vero? No. E allora, siccome non è vero, mi devo dare ragione. Perché siccome non ce l'ho... Quindi io combatto per aver ragione quando non ce l'ho. Siccome io non reggo alla... frustrazione di aver pensato in modo ottuso, perché sono attaccato all'immagine di me come persona che è sempre intelligente, allora quando tu mi fai vedere che proprio questa cima non sono stato, io mi devo combattere per salvare la mia immagine di persona intelligente, che vuol dire che so benissimo che non è vero. Quindi la falsità regna sovrana. Quindi falsità, giudizio, ostilità su personalità stanno tutti nello stesso contenitore. Ecco. Su personalità ossessiva normalmente cosa dici? Io devo essere perfetto. Se non sono perfetto, sono in colpa. E la paura dell'ossessivo è una paura colpevole. Non è nemmeno nel modo di essere, ma nell'aver agito. Inadeguato, beh, oggi non si parla più di... Allora, il modello precedente era più quello della colpa. Oggi il neoliberismo ci ha condizionato tutti a dire inadeguato. È proprio la parola giusta che oggi devi usare, che è questa, che trovi qui. Quindi non è che è un tuo pensiero, è questo pensiero. Cioè, tu sei inadeguata. Cioè, torna tutto, eh? Cioè, ma qui, capite, io aprirei volentieri una scuola di matematica, ma di matematica vera, quella che serve all'uomo. Cioè, che ragionamento matematico fila, cioè, sta in piedi. Gran parte dei ragionamenti che facciamo sono ragionamenti fasulli. Perché quello che stavi facendo prima è un ragionamento. Perché tu attribuisci a te la causa di qualcosa che sta succedendo a tuo figlio. Come se tu fossi la causa. In realtà tu sei stata condizionata a pensare in un certo modo. Quindi tu, quando hai pensato così, non pensavi tu. Era qualcos'altro che ha pensato te. E tu sei come un sasso, come dice Spinoza, no? E a un certo punto qualcuno lancia nell'aria. Immaginate, adesso lo lancio qui, questo pennarello, lo lancio lì. Ops, pof. A metà strada il pennarello si chiede, guarda, sto volando, e ti dice, ho deciso di volare, sono io che ho deciso, perché non si ricorda della mano. Ma noi siamo quasi completamente condizionati, quasi tutto quello che facciamo non siamo noi a decidere. Ecco lì, quindi c'è il tempo. Non si esce mai da questo meccanismo. Certo che si esce, come diceva Spinoza. Ma ha scritto un bel libretto che si chiama Etica, More, Geometria dimostrata, ma so che fino ad oggi non lo leggono la maggioranza.
è eletto da meno del 50% delle persone oggi. In Italia c'è proprio una ricerca, si è vista che meno del 50% delle persone ha letto l'intera Etica di Spinoza. Però gli è spiegato chiarissimo. E dice, ragazzi, libero arbitrio? Tranquilli, non c'è. Ma cioè siamo robot? Certo. Condizionati completamente? Sì. E quindi non se ne esce. Ragionando come fai tu, no. Ciao. Dopo 7 anni che lui ha superato la frustrazione, anche 10, no? Perché a un certo punto dice, c'è una scelta. Per una volta ammettere di essere stupido e poterne uscire, oppure continuarmi a dare altri 10 anni di ragione e metti che ti prendi quella prima e dici, nulla, scusi, quindi cosa? È semplicissimo. Tu basta che ti guardi da fuori e ti metti in metaposizione, che è la cosa che dovete imprendere assolutamente in questo seminario, a quel punto non sei più identificato lì, e per te dire quel pezzo di me è condizionato non ti conta niente, perché non ti identifichi più lì. Se tu ti identifichi lì non c'è soluzione. Spinoza lo chiarisce benissimo. Siccome però non era un neoliberista, non ci ha fatto manco tanti soldi, perché sennò si diventava ricchissimo. Spinoza lo dice già tutto, tutto chiaro. Ecco, quindi l'uscita certo che c'è. Noi siamo liberi quando non abbiamo nessun attaccamento a immagini di noi. Perché? Perché se ci siamo comportati in modo stupido, ci è facilissimo dire sì, mi sono comportato in modo stupido. Se ci siamo comportati in modo disonesto, ci dice, sì, effettivamente ho voluto imbrogliare. E finisce lì. Perché? Perché non ho bisogno di mantenere l'immagine di me come persona onesta. Io so di essere una persona onesta nell'anima, tant'è vero che ti dico che quando mi sono stato... L'onesto non è quello che... è quello che lo riconosce. Perché la disonestà è parte di tutte le subpersonalità. Tutte le subpersonalità imbrogliano, quindi tranquilli. Ecco, quindi, come dire, via via che conosceremo meglio le subpersonalità, capiremo che identificarci nelle subpersonalità e quindi attaccarci all'immagine che queste subpersonalità vogliono mantenere è un atto di idiozia. E quindi la capacità di sorridere sui propri errori, sulle proprie mancanze è fondamentale.